Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Giornata 14 di questo Fantacalcio, la giornata che c'è stata prima della pausa di Natale. E non so che sono in ritardo, vi avevo detto nella giornata 13 che avrei recuperato almeno la 13 e la 14 in tempi brevi. Sto già montando la 15 e cercherò entro una o due settimane di riportarmi in pari. Detto questo, com'è la classifica alla fine della giornata 13? Perché avete visto il video precedente, che comunque il link è in descrizione. Squadra Praga conduceva con 36 punti, ci saluto e FC Roma a 33, Astorbilla a 32, Blaugrana a 22 e i raccattati a 13. Questa è la classifica della scorsa giornata, appunto. Questa giornata, ragazzi, i risultati sul fantacalcio sono stati: AC Salute 3-0 Blaugrana, FC Roma Stombira 4-2, i raccattati Squarta Praga 0-1. Quindi, andando ad aggiornare la classifica, si andrebbe a Squarta Praga 39, AC Salute ed FC Roma 26, a Stombira a 32, Blaugrana 22 e raccattati a 13. Ragazzi, continua questa corsa a primo posto di Squadra Praga, ci saluta FC Roma. Ovviamente, ragazzi, la squadra di Cristiano Ronaldo è leggermente più avanti, conduce a 39, ma comunque, ragazzi, sappiamo che ogni giornata è punti in palio per le squadre, non sono 3 ma sono 6, perché 3 sono a disposizione con l'app Lega e Fantacalcio e 3 sono a disposizione, ragazzi, su FIFA o PES, dipende, ragazzi, dove viene giocata la partita. Detto questo, ragazzi, non perdere tempo veramente in altre cose e andrei a giocare il match. Come prima partita, ragazzi, si gioca su PES, per chi non sapesse, insomma, non si ricordasse oppure è nuovo. Giochiamo su PES quando una delle due squadre o tutte e due non hanno sufficienti panchinari che hanno giocato la giornata per poter appunto giocare su FIFA, perché su PES si possono disattivare le sostituzioni. Quindi in questo caso i Blaugrana hanno avuto questo problema e abbiamo giocato su PES, che ovviamente, ragazzi, è bello ogni tanto portare anche l'altro titolo, perché comunque secondo me è un buon titolo e merita assolutamente, ragazzi. E al Milan mi ha dato questa maglia della stagione 2011-2012, che fu l'ultimo anno di Ibrahimovic prima del ritorno l'anno scorso, quando il Milan portava lo scudetto sul petto, e fu appunto il primo scudetto della Juventus di questi scudetti di fila. La Roma in porta, Navez, Godin, Romagnoli in difesa, Persic, Sam, Castiglia, esterni, Flore e Milashuk, centrocampisti centrali, Insigne dietro a Lukaku e Lautaro Martinez. Ragazzi, ormai d'attacco è consolidato. Blaugrana con Meret in porta, Alexandro, De Ligt e Tomiyasu in difesa, Ilicic, Kulusevski esterni, Lorenzo Pellegrini, Luis Alberto centrali, Ramirez e Fabian Ruiz dietro a Joaquin Correa, che ha fatto qualche minuto contro il Milan e poi si è dovuto arrendere causa infortunio, che poi la Lazio ha messo Murici, la Lazio si sono arrabbiati perché non è entrato Caicedo, e li capisco. Detto questo, ragazzi, inizia la partita. Al quarto minuto subito Correa si fa vedere in Blaugrana, Correa da fuori, Donnarumma blocca in due tempi. Quinto minuto Kulusevski al limite dell'area dentro per Pellegrini, che può sicuramente colpire meglio di lì, tiro veramente potente, anche scordinato. Uno come Pellegrini, di solito un gol così lo realizza. C'era comunque sulla traiettoria da Donnarumma, ma un tiro così eseguito bene, il portiere ha veramente poco da fare. Tanto qua ancora col protesta di Correa al 7 minuto, ragazzi, veramente un assedio, partita a 1000 questa giornata. Ancora Correa che ha voglia di far vedere i suoi attributi, ragazzi, che però siamo 3 reti, tutte e tre alla ci salute, e questa è una cosa molto molto curiosa. Ora aprire le statistiche, perché un po' davanti. Intanto Casieco dentro verso Lukaku, mette fuori benissimo Tomiyasu. Al 10 minuto Correa ancora sul fondo, salta Hernandez, va dentro, bravissimo Donnarumma, è riuscita ad anticipare l'eventuale colpo di Josip Ilicic. Al 14esimo Luis Alberto dentro per Pellegrini, per Correa sinistro, palla alta ma viene deviata da Romagnoli. Si vede benissimo il tocco, anche perché probabilmente un tiro così senza deviazione sarebbe tranquillamente finito
almeno verso la porta. Poi non so l'esito del tiro, anche perché Donnarumma priva benissimo il primo palo. Quindi va dal calcio d'angolo Luis Alberto. Siamo al 14° minuto. Luis Alberto dalla bandierina colpisce la pinza, palla messa fuori e pericolo scampato. 20° minuto, dentro Lautaro per Froler, palla messa fuori. 31° palla per Ilicic che incrocia benissimo Donnarumma, monumentale col suo intervento che salva il risultato. 38° calcio d'angolo per la Cisalute, lo fa battere Lorenzo Insigne, va dentro verso Lautaro che colpisce il palo, poi Lukaku trova Kulusevski, si va nella ripresa. Al 47° Perisic dentro verso Insigne, no scusate, verso Lautaro Martinez che veramente controlla malissimo, poteva tranquillamente stoppare questa palla sul lancio di Perisic e poteva veramente tirare con tutto tranquillo verso la porta, ma ha deciso invece di tirare al volo. 49° va Luis Alberto dalla bandierina verso Ilicic che va al cross verso Correa, mette fuori Perisic, poi dopo un tiro debole di Pellegrini ci arriva Donnarumma. 60° Ilicic, ancora Ilicic, finte al limite dell'area, dentro per Correa di testa, palla larga sul fondo, si dispera Correa ragazzi che sta veramente cercando il gol in maniera veramente eclatante, lo sta cercando con tutto se stesso e vediamo se questo gol prima o poi arriverà. Amarezza nel volto di Correa. 68° palla dentro verso Romagnoli, Lukaku, la Lautaro Martinez dietro verso Froler, sinistro bravissimo Meret a leggere la traiettoria, poi ancora cross verso Romagnoli che stacca di testa, ormai ha messo il turbo, l'attacco totale la Cisalute per poter sbloccare questa partita. Va in attacco Romagnoli, in sostanza palla alta alle spalle di Meret, scusate sono le 4 di mattina quindi un po' di sonno ci sta. 70° palla per Luis Alberto, fuori, palla dentro, Donnarumma raccoglie senza problemi. 71° Perisic al limite dell'area dentro per Lautaro Martinez che stoppa e si allunga la palla, esce Meret, la fa sua, altra grandissima occasione per la Cisalute che non viene sfruttata. Froler al 73° palla dentro, Insigne per Romagnoli a 3 metri dalla porta, sbaglia, grandissimo intervento di Meret. C'è anche a dire che comunque il tiro non è che fosse veramente potente, anche perché Romagnoli è un difensore e non ha neanche calciato col suo piede preferito che è il sinistro. Comunque grandissimo intervento di Alex Meret. Va dal calcio d'angolo Lorenzo Insigne, tutti a saltare dentro, guardi testa Lautaro Martinez che però spedisce la palla fuori e quindi si riparte da Meret. Vedete qua il colpo di testa di Lautaro Martinez che appunto conferma il suo disappunto, anche per lui le cose non sono mancate. 76° Godin mette fuori Ramirez, Fabian Ruiz sinistro, palla di poco al lato per il centrocampista attualmente in forza al Napoli, un po' amareggiato, comunque tiro non di facile esecuzione da parte di appunto Fabian Ruiz, c'era comunque sulla territorio da Donnarumma. Le immagini adesso ci portano al 78° Ilicic. Ilicic al limite dell'area, cerca il suo secondo gol di fila, la scarica per Pellegrini, destro, debolissimo, debolissimo, che finisce al lato. 80° Kulusevski, dentro per Correa, dietro per Pellegrini, anche lui Pellegrini va col destro, bravissimo Donnarumma a bloccare il tiro. 85° Fabian Ruiz, entra in area, Correa col destro, palla fuori, che occasione per i Blaugrana. Adesso rivediamo, non so dire se è parata di Donnarumma o errore di Correa, ma mi pare più errore di Correa, vediamolo, sì, errore di Correa. Donnarumma comunque c'era. 87° Ilicic, Correa, ancora Correa, destro da fuori, para Donnarumma.
90esimo, Insigne usa le ultime forze, entra per Froler, può metterla nel mezzo, lo fa verso Lukaku che manda la palla in sostanza in curva con questo colpo di testa. E uno come Lukaku, ragazzi, questi colpi di solito non li sbaglia. Peccato, perché era veramente una grande occasione. 92esimo, contropiede, Luis Alberto dentro per Correa, c'è una partita della posizione regolare, Correa davanti a Donnarumma destro e batte il portiere rossonero. Si dispera la Cisalute, ragazzi, che comunque aveva retto e aveva avuto le sue occasioni. Correa punisce ancora, 4 gol su 5 in campionato vengono tutti segnati contro la Cisalute, ragazzi, vittima preferita di Joaquin Correa, e si va appunto, trova il gol vittoria perché il recupero è anche già scaduto. Esultano i Blaugrana, ragazzi, che comunque adesso non cambiano la posizione in classifica, ma comunque permettono di almeno vedere in lontananza il quarto posto, anche perché, ragazzi, ci saranno i playoff a fine campionato, quindi fine fantacalcio ci saranno i playoff, quindi piazzamento tra quarto e quinto potrebbe veramente cambiare le cose. E poi a fine del campionato vi spiegherò perché. Detto questo, ragazzi, e si riparte dal calcio inizio, che ovviamente l'arbitro fischia alla fine. E adesso la classifica alla mano recita: Squadra Praga 39 punti, a Cisalute FC Roma 36 punti, a Aston Villa 32 punti, Blaugrana 25 punti e i raccattati a 13. Si va avanti. Secondo match, FC Roma contro Aston Villa, finita 4-2 inizialmente. Sul fantacalcio reale, e nei due precedenti ha primeggiato prima l'Aston Villa vincendo 3-0 alla quarta giornata, e poi 5 giornate fa fu la Roma, l'FC Roma, a vincere per ben 6-1 sull'Aston Villa con ben 3 gol di Muriel. Fece appunto, sì, 3 gol Muriel, 2 Ramsey e 1 Dzeko. Per chi si ricorda con quale formazioni si gioca allo stadio questo del Los Angeles Galaxy, ecco qua appunto l'informazione. Rifiato un secondo. Qua la stretta di mano. Adesso andiamo a leggerci le formazioni. L'FC Roma va con Silvestri tre pali, difesa 3 con Atebur, Smalling e Skriniar, centrocampo con Zielinski, Barella, Veretout e Politano, Duván Zapata dietro a Luis Muriel e Dzeko, Lopez, Ibáñez, Zappacosta, De Ron, Ramsey e compagnia varia in panchina. La Stombira con Handanovic in porta, difesa Brozovic, Hakimi e Cuadrado, il suo due difensore centrale, Caputo, Gosens, Chiesa, Locatelli, Milinkovic, Savic, i 5 del centrocampo, ovviamente Caputo per quartista, Quagliarella e Simeone nelle punte, Ribic e Barro possibili attaccanti che potrebbero entrare dalla panchina. Si parte e subito Muriel per Veretout, Dzeko, Barella, ragazzi, vuol dire che ci sarà subito un'azione. Barella difende la palla col corpo, la dà a Duván Zapata che la dà dentro a Muriel che calcia di destro e batte subito Samir Handanovic. Ha provato a fare il gol di Leao, ovviamente ci ha messo molto di più, però insomma, prima azione, primo tiro, primo gol. Luis Muriel che purga ancora una volta. L'Aston Villa si porta con a ben 7 reti in campionato, e 4 di queste segnate tutte alla Aston Villa, che abbiamo capito essere sua vittima preferita. Qua a destra che non lascia scampo ad Handanovic, anche perché la distanza è molto ravvicinata, e
si apre subito le marcature e lo fa Luis Muriel, che insomma è la terza partita che in cui sblocca proprio lui. Minuto 15, Simeone per Quagliarella, largo verso Milinkovic-Savic, che si beve a Tebursin destro e batte Silvestri, fa 1-1 subito, un quarto d'ora, già due reti. Ed è il primo gol per Milinkovic-Savic sul fantacalcio di FIFA. Sappiamo che comunque in campionato ha già segnato. Qui invece, ragazzi, prima marcatura per il giocatore serbo. Bellissima la palla di Quagliarella. Lui salta a Tebur, che comunque non è un difensore centrale. Non è uno in sostanza chiamato a difendere, poiché è un esterno. Atalanta gioca col 3-5-2 e batte appunto Marco Silvestri per il gol dell'1-1. Questa volta, ragazzi, non si fa trovare impreparato la scombiva e rimette subito in piedi dopo il gol di Muriel. 39esimo, Quagliarella dentro per Caputo, posizione regolare, Caputo dentro, la palla non bella, Silvestri col pugno allontano. 43esimo, Chiesa dietro per Milinkovic-Savic, tiene la palla lì dentro per Caputo, destro e gol di Caputo, che torna e segna per la seconda volta di fila dopo aver segnato due reti la scorsa partita a Irakattati. Segna anche contro l'FC Roma e si porta a 4 reti stagionali, in sostanza adesso guagliando Luis Alberto, Belotti, Lautaro Martinez, Gio Pedro e Quagliarella. Insomma, score niente male per l'attaccante del Sassuolo, che tra l'altro, ragazzi, non so se sapete, ma è candidato a premio come miglior, insomma, fa parte della squadra del Team of the Year. Quindi chissà che carta avremo sul frutto. Quel gioco di merda, proprio, diciamoci. Insomma, Caputo al 44esimo, ragazzi, ribalta la situazione, 2-1 per l'Aston Villa, pazzesco. Nel recupero, palla di Sergei dentro per Simeone, bravissimo Smalling a intercettare. Nella ripresa al 53esimo, Quagliarella dentro per Caputo, spalle in aria, si gira Quagliarella a sinistro, sfiora il gol del 3-1, Fabio Quagliarella. Comunque, ragazzi, nonostante l'età, sempre letale sotto porta. E abbiamo visto, ragazzi, perché sono 4 le marcature anche per lui, che ha segnato nella partita scorsa. Bravissimo qua Fabio Quagliarella. 63esimo, Domani Zapata fa dentro per Muriel, Brozovic intercetta e Milinkovic-Savic mette fuori. 74esimo, Dzeko per Duvan Zapata destro, bravissimo Andanovic, bravissimo, bellissima parata che salva il risultato. Tiro centrale, sì, ma veramente potente di Duvan Zapata. Questo, ragazzi, probabilmente non ha visto neanche partire Andanovic e ha esposto i suoi riflessi. Al 86esimo, calcio punizione di Skriniar, palla troppo alta, non so perché le punizioni siano affidate a lui. Sicuramente qua magari un Zielinski poteva fare assolutamente meglio. E palla in curva, ragazzi, dopo 4 minuti di recupero finisce qui il match. Anche questa volta è dato la classifica: Squadra Praga 39, AC Salute 36, FC Roma 36, Aston Villa 35, Bologna 25, Raccattati 13 punti. Questa è la classifica momentanea. Dicevo, ragazzi, per la seconda volta di fila la partita della Aston Villa si risolve tutto nel primo tempo, che quindi dimostra una grossa solidità difensiva nella seconda frazione di gioco, ragazzi, a memoria del 3-0 del turno scorso. Apre Muriel, Milinkovic-Savic e Caputo, appunto, stavo per dire Quagliarella, ribaltano. Sotto la neve, ragazzi, si gioca l'ultima delle tre partite, che è Irakattati contro Squarta Praga. Si gioca, ragazzi, il match di Champions League, maglia rosa, non saprei niente che maglia dare, quindi diciamo che questa era la coppia di maglie che si somigliava di meno. Ecco Cristiano Ronaldo anche, che ripeto, tutte le giornate fa strano vederlo con la maglia del Barcellona, ragazzi.
anche Morata fa stanno a vederlo con la maglia del Barcellona. Però non so, forse secondo me Morata e Barcellona un giorno si incontreranno come destino, non lo so, me lo sento. Comunque qua parte l'inno della Champions League. Ecco la formazione dei raccattati, Musa, Montipò, Pezzali, Letizia, Sensi, Romero, Di Lorenzo in panchina. In campo Cragna in porta, Cole, Radu, Kučka, difensore centrale, Biraghi, Radulic esterni, Zaccagni e Bentancur. Nel centrocampo Vlahovic e Kwame dietro a Kevin Lasagna. Qua ragazzi la rituale foto di gruppo. Questi sono i raccattati ragazzi, che dalla prossima giornata cambieranno formazione perché finalmente ce l'abbiamo fatta a far installare l'app al titolare della squadra, quindi ci sarà per fortuna per voi e per lui qualche variazione. Lo squadra Praga ragazzi, questi sono i titolari che andrò a leggere più tardi ragazzi, quando saranno in ordine di schieramento. Comunque Drongoski, Izzo, Castrovilli, Kumbulla eccetera eccetera in panchina. Szczęsny in porta, Bonucci, Krišić e Milenković in difesa, Pereira, Mkhitaryan esterni, De Poel centrocampista centrale, Çalhanoğlu trequartista dietro, Ronaldo, Morata e Ciro Immobile, che ha trovato una doppietta nella partita scorsa contro il Blaugrana. Settimo minuto, Bentancur sbaglia qui, Ronaldo mette dentro, Immobile di testa che caccia una mina ragazzi, una mina, e apre le marcature esattamente come contro il Blaugrana la partita scorsa. Terzo gol in campionato per Ciro Immobile ragazzi, terzo gol in due giornate, perché finora ragazzi è rimasto piuttosto in ombra, non aveva quasi mai segnato, non aveva proprio mai segnato. E decide in queste due partite ragazzi di essere determinante e pianta in porta questo colpo di testa veramente micidiale e fa 1-0. E quindi per ora squadra Praga che fa 6-6 in questa 14ª giornata, tanto ragazzi è il 10° video, se non moderato, il 10° video del fantacalcio. Ecco qua, Ciro Immobile. Minuto 12, Bentancur. Dentro, bravissimo Bonucci, poi Chiellini. Scusate, Chiellini, Krišić dietro a Szczęsny. 15, Çalhanoğlu dentro per Immobile sinistro. Molto insidioso. Palla in tribuna. Però si rende ancora una volta pericoloso Ciro Immobile. Non so perché abbia detto Chiellini prima, ragazzi, ma sto veramente stanchissimo, perdonatemi. 17, Morata. Çalhanoğlu dentro. Ronaldo, solamente portiere destro. Bravissimo Cragno. Superlativo Cragno. Con questa parata che nega il gol del 2-0. E tiene apparentemente in piedi i raccattati. Calcio d'angolo, lo va a battere Çalhanoğlu, se non sbaglierato, no, lo va a battere Mkhitaryan. Strano che ha pensato di battere Çalhanoğlu. Comunque va l'armeno dalla bandierina ragazzi, sotto la neve, ovviamente a partire prima di Natale l'ho dovuto fare sotto la neve. Va dentro, Ronaldo mette fuori Bonucci, Çalhanoğlu destro, potentissimo e precisissimo di Hakan Çalhanoğlu. Prima rete in campionato, pure per lui. Si sblocca Hakan Çalhanoğlu insieme a Milinkovic Savic. Nella partita scorsa qua sicuramente Biraghi poteva fare un pochino meglio, hanno coperto tipo in tre primo palo, e comunque anche Çalhanoğlu ha dato veramente un bellissimo giro a questo pallone. Esultanza alla telecamera per il turco e si fa su 2-0 ragazzi, sempre più 6-6 per lo squarta Praga. Come fa la felice esultanza del centrocampista del Milan. Minuto 21, Roberto Pereira sull'auto di sinistra,
per vincere in palo, mentre Ronaldo, ancora Pereira, fa qualche finta, poi va dietro De Paul per Çalhanoğlu. Çalhanoğlu al limite dell'area, Çalhanoğlu, De Paul in mano la palla, Biraghi contrasta, calcio di rigore per lo Sparta Praga, fallo che solo l'arbitro ha visto sinceramente, perché sì, vabbè, se cascava sicuramente a rigore più netto, però fa molto strano. Va immobile da dischetto dopo che comunque Ronaldo ha sbagliato contro la Aston Villa 2-3 partite fa. Va immobile da 11 metri, calcio al destro, immobile Cragno, ed è 3-0. Mi sembra quarta partita di fila, se non vado errato, in cui i raccattati prendono 3 gol nel primo tempo, che insomma non è un bellissimo score affatto. Grande gol di Immobile, che va così a 4 reti in campionato, riprendendo Caputo, Poirella, Gian Pedro, Martinez, Belotti e Luis Alberto. 4 gol in 2 partite, ragazzi, quindi chissà cosa potrà fare. Tanto qua si va al 32esimo, Mkhitaryan, De Paul dentro per Pereira, solo Pereira destro, bravissimo Cragno ad evitare addirittura il 4-0. Immagino, ragazzi, veramente veloce, non so perché l'ho tagliato male alla fine del gol. Comunque destro di Pereira, potentissimo, bravissimo Alessio Cragno a metterla in calcio d'angolo. 38esimo, palla dentro, Szczęsny, palla un po' noiosa, mette fuori, poi rimane lì Lazovic, bravissimo Milenkovic a intercettare. Il 42esimo, calcio d'angolo va a Betancourt, dentro, palla toccata da Ronaldo e calcio di rigore per i raccattati. Penso sia il primo rigore che hanno tutta la stagione, un fallo di mano di Cristiano Ronaldo, sicuramente più rigore questo rispetto all'altro, si vede proprio il tocco con la mano, magari dall'alto un pochino di meno, ma da distanza ravvicinata assolutamente sì. Va Kuzka da rigori, non proprio lo specialista nella squadra, pensavo ci andasse Vlahovic. Va Kuzka e la palla sbatte sul palo, ha cercato di tirare un rigore simile a quello di Immobile, ma non è andata. 51esimo, Lasagna, tiro, gol. Al 51esimo riapre la partita, o almeno accorcia distanze, i raccattati, gol di Kevin Lasagna, che è entrato nell'intervallo, grande azione fatta di passaggi, bellissimo l'assist di Zaccagni, e Lasagna che col suo sinistro va a battere Szczęsny, tiro veramente potente, in sostanza poteva farci veramente poco il portiere in forza alla Juventus, quindi si riscattano i raccattati dopo l'errore dal dischetto, ragazzi, primo rigore fallito, non è un buon inizio. Si riparte, ragazzi, terza partita di fila in cui vanno 3-0 e poi fanno il 3-1. Sensi al 65esimo, Biraghi porta a palla dentro, Vlahovic sinistro, bravissimo Szczęsny a evitare il gol della possibile apertura della partita. 70esimo, Bentancur dentro per Kwame, che trova anche lui il quarto gol in campionato insieme a Immobile, Caputo, Quagliarella, Gio Pedro, Toro Martinez, Belotti e Luis Alberto. Kwame, ragazzi, veramente forte, soprattutto quando entra anche dalla panchina. Decide che i raccattati sono ancora in partita e piazza un bel destro alla sinistra di Szczęsny, ragazzi, che fa addirittura ad alzare la stecca nella porta. Tiro potentissimo. Il gol di Cristian Kwame al 71esimo. Attaccante, ragazzi, in forza, come tutti sappiamo, alla Fiorentina. Minuto 74esimo, Morata dietro per Castrovirli, poi la palla ancora lì, Çalhanoğlu dentro per Ronaldo, che questa volta non la sbaglia, ragazzi, destro potentissimo, DCR7, secondo gol in campionato per lui, sono un po' pochi per essere Ronaldo, però comunque fatto sta che lo Sparta Praga si porta sul 4-2
e riallunga le distanze. Assist di Acancelanoglu, palla che taglia tra Kwame e Colley. E Ronaldo, ragazzi, l'ha già sbagliato una volta, la seconda di certo non lo sbaglia. Ed è gol, signori. Bravissimo CR7, ragazzi. Giornata veramente farcita di gol. Siamo già al, mi sembra, 12° gol, se non vado errato. Minuto 77, calcio d'angolo. Va Cristiano Biraghi. Ed ecco il cross nel mezzo. Esce benissimo Szczęsny. Poi Biraghi ancora dentro. Esce Szczęsny su Sensi. Minuto 82, Bentancur perde palla a Çalhanoğlu, immobile dentro Morata, se la alza Morata, fa un gol simile a quello di Ronaldo, fa 5-2 e chiude definitivamente la partita Alvaro Morata, secondo gol in campionato per lui dopo la rete Evlagrande, mi sembra la giornata 8 se non vado errato. Bellissimo il controllo di Morata che se la alza e poi al volo terra sinistro, dove Cragno veramente poco può, e squadra Braga che si aggiudica la partita veramente in maniera assolutamente meritata, anche perché aveva girato gioco su gioco. Forse un gol in più se lo meritava la squadra di raccattato, ma va bene così. 5-2, valanga di gol dello squadra Braga. 88, Boga che intanto è entrato per Immobile. Immobile destro, Cragno blocca a terra, torna a fare una parata a Cragno veramente dopo tanti minuti. E dopo 4 minuti di recupero, ragazzi, finisce quella partita. Classifica aggiornata a Natale, i primi in classifica hanno squarta Praga con 42 punti, ci salute fece Roma 36 punti, a Spambina 35 punti, Blagoagna 25 punti e raccattati, ragazzi, ultimi fannino di coda a 13 punti. Vi leggo le statistiche prima appunto di andare nella vacanza di Natale. Muriel conduce la classifica marcatori a 7 reti, Lukaku a 6, 5 Correa, Luis Alberto, Belotti, Toro Martinez, Giova Pedro, Quagliarella, Caputo, Immobile e come a 4. Poi Dybala, Perisic, Casiedo, Simeone, Lasagna, Ibrahim e a 3. Ibrahimovic, Lambert, Gomez, Barro, Ramsey, Insigne, Ronaldo, Morata a 2. E poi una sfizia di giocatori che hanno segnato una rete sola. Per questo, ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video, ci vediamo con la giornata 15 veramente presto, che ho appena finito di registrare, e statemi bene, ci vediamo anche con altri video sul canale, tra cui la carriera che contenzione di portale. Quindi se avete il sondaggio sul mio canale, la community, date poi a rispondere. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie della visione.